Uno degli hospice più grandi di Roma è diretto da un piacentino, Paolo Favari, 50 anni, da un anno è alla guida del Gemelli Medical Center, società che gestisce l'hospice del Policlinico Gemelli della Capitale, legato all'Università Cattolica. 150 i pazienti tra cure domiciliari e residenziali e oltre 100 i dipendenti. Una delle prerogative della struttura riguarda le cure palliative precoci applicate fin dai primi momenti in cui la malattia viene scoperta. Essere l'hospice dell'Università Cattolica ci consente di fare tanta ricerca e ci consente di avere i canali privilegiati per scoprire quali sono le novità nell'ambito delle cure palliative anche al di fuori della nostra nazione. Io vorrei portare oggi al di fuori di Roma un hospice che non è una struttura sanitaria ma che è una struttura socio-sanitaria dove il sociale ha la sua rilevanza. Cioè, quando si parla di qualità della vita, a me piacerebbe, il mio desiderio è quello di trovare un paradigma della qualità della vita che misuri la vita anche in un estremo momento di fragilità. Cosa davvero migliora questa fase? Sicuramente la legge 38, che è stata la legge che da ormai una decina d'anni dovrebbe gestire e regolare il mondo delle cure palliative, fa sì che noi operatori di questo mondo prendiamo in carico tutto il setting familiare, quindi non solo il malato, ma anche le persone che ci stanno attorno, perché l'idea è quella di non far sentire la persona che si ammala una persona ormai finita. Quindi vorremmo far passare il concetto che è vita fino all'ultimo giorno e fino all'ultimo istante e che è una vita che va vissuta comunque, e quindi non ci dobbiamo, l'obiettivo è quello di non far sentire mai impotente, incapace di fare delle cose, chi è malato. A Piacenza Favari era stato direttore della Casa di Cura San Giuseppe, poi di diverse strutture nel Parmense e prima di arrivare a Roma dirigeva il piccolo Cottolengo Don Orione di Seregno in Lombardia.